Felix? No. Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi nuovo video unboxing, quindi un mi piace se vi piacciono i video unboxing. E in questo video andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questo pacchetto. Vi dico già che tutti i link di tutte le cosine che andremo a scartare oggi sono giù nell'info box, compreso il link appunto del negozio dove potete trovare tutto. Andiamo quindi subito a scoprire cosa c'è all'interno di questo pacchetto. Vi anticipo subito che tutte le cosine che vi mostro oggi mi serviranno per realizzare i prossimi video DIY e quindi utilizzerò queste cosine in un modo un po' particolare, diverso dal solito, appunto per realizzare diversi progetti DIY. Quindi, per non perdervi i prossimi video, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Andiamo subito a scoprire quindi cosa c'è qui dentro. All'interno ci sono ben 5 kit diversi per realizzare, ve lo spoilerò già subito, dei quadri a diamanti, ma sono diversi da quelli che conoscete perché sono tutti un po' particolari e appunto ne ho scelti 5 diversi in modo da farvi vedere le differenze tra un kit e l'altro. Ovviamente tutti i kit sono completi, quindi sapete già che se acquistate un kit avete tutto il necessario poi per poterlo realizzare. Andiamo e partiamo dal primo. Io direi di partire da questo, che è il più piccolino, e all'interno appunto c'è un kit completo per realizzare un quadro a pittura diamante. Cosa sono i quadri a pittura diamante? Sono dei quadri con un'immagine stampata che poi si vanno a riempire con dei piccoli diamantini colorati in modo da realizzare questa immagine, diciamo dandogli un effetto 3D. Ne ho già realizzato uno l'anno scorso, che magari vi lascio qui nel pallino informazioni o giù nell'info box. E quindi, se volete capire che cos'è, insomma, potete andare a vedere quel video in cui appunto vi mostro come l'ho realizzato e il risultato finale. La differenza tra questi kit appunto è che sono tutti molto particolari, un po' diversi da quelli che si conoscono. Questo per esempio ha come soggetto ho scelto una farfalla, però a differenza degli altri quadri non ha l'immagine piena, ma semplicemente un'immagine centrale che va appunto riempita con i diamantini mentre lo sfondo rimane così com'è. La differenza tra questo e gli altri appunto è che viene messa in risalto soltanto la figura centrale, ecco. Diciamo che per iniziare, per i primi passi, direi che è la scelta migliore perché con questo tipo di kit qui potete realizzare una sorta di quadro a pittura diamante, però più semplice e più veloce da realizzare, ma che ha comunque lo stesso effetto. I kit di pittura diamante sono un'ottima idea per passare il tempo libero, per rilassarsi, non solo per gli adulti, ma anche per i bambini, quindi tenetelo anche in considerazione per eventuali regali. Guardiamo adesso all'interno del kit. Qui c'è ovviamente la pennina, il vassoietto e la cera. Per sapere come utilizzarli andate appunto a vedere il video di cui vi parlavo poco fa. E poi in questo kit ci sono dei semplici diamanti tondi a base tonda, perché ci sono diverse forme e poi vi mostrerò tutto. E questi sono tutti i colori che servono per realizzare questa farfalla, anche questi. E questi diamanti appunto sono i classici diamanti a forma tonda che si trovano in tutti i kit, insomma, quelli classici. Poi questo qui è un accessorio, ve lo faccio vedere subito prima di aprire gli altri kit, che serve per allineare bene i diamanti una volta applicati sul quadro, per metterli tutti in fila dritti e
compattarli, insomma. È una di quelle cose a cui io ho avuto un po' di difficoltà nel mio primo kit e quindi ho voluto prendere anche questo per vedere se mi può aiutare. Secondo kit, cerco di andare veloce per non annoiarvi subito. Questo è un kit con un bellissimo gattino multicolor. Anche qui ovviamente c'è il vassoietto, la pennina e la cera. E anche questo kit è un kit classico con questa tipologia di diamante che in questo caso è per esempio a base quadrata. Questi sono tutti i colori che mi serviranno per realizzare appunto questo soggetto, che è questo carinissimo gattino multicolor. E la differenza di questo kit rispetto a quello precedente sono sia i diamanti a base quadrata che l'intero quadro da completare, perché qui non c'è soltanto il gattino da dover riempire di diamanti, ma anche l'intero sfondo. Terzo kit. In questo kit troviamo un bellissimo quadro con l'immagine della casetta con i palloncini che ricorda, o forse è proprio quella, la casetta Up. E anche questo ha il disegno completo su cui incollare i vari diamantini, e anche questo ha i vari diamanti a forma tonda. L'ho preso questo per farvi vedere la differenza tra il primo kit che vi ho mostrato, quello con la farfalla, e questo, perché appunto questo ha l'intero quadro da dover completare, quindi sia il soggetto che lo sfondo, però anche questo ha i diamanti tondi, esattamente come il primo kit, mentre il kit di prima aveva i diamanti quadrati. Sono piccole differenze che nel realizzare il quadro non fa molta differenza, perché si realizzano nello stesso modo. Però magari vi possono interessare per provare e sperimentare appunto cose nuove o tipologie diverse da quelle che avete già provato, se già ne avete usati. Allora, questo kit è un altro di quei kit particolari. Il soggetto che ho scelto questa volta sono dei cactus. Anche in questo kit si va ad incollare i diamanti sia sul soggetto che sullo sfondo, e la particolarità di questo kit sta proprio nei diamanti, che loro definiscono diamanti a cristallo perché hanno la forma tonda, ma soprattutto non hanno quel colore pieno che hanno tutti i cristalli che vi ho mostrato fino adesso, ma sono leggermente trasparenti, quindi hanno una sorta di effetto vetro, diciamo così, che li rende molto molto particolari e diversi dagli altri, dai precedenti, e che secondo me daranno un effetto ancora più luminoso e più brillante al quadro. Quindi non vedo l'ora di provarlo e vedere come sarà il risultato finale. Quindi altra tipologia di quadro, anche questa. Ultimo kit, e anche questo è molto molto particolare. Il soggetto in questo caso è un campo di fiori e farfalle, e la particolarità di questo kit è intanto è come il primo kit che vi ho mostrato, quindi su questo kit non serve realizzare anche lo sfondo, ma la particolarità sta proprio nella forma dei diamanti che adesso vi mostro. Sono tutti diversi e molto particolari, perché questo kit appunto ha forme completamente diverse tra loro di diamanti. Il primo, per esempio, sono questi cristalli tondi molto grossi, effetto cristallo, appunto come quello che vi ho mostrato col soggetto dei cactus. Poi ci sono queste tre, quattro colori di cristalli a forma di goccia, e questi hanno invece il colore pieno. Poi ci sono altri due cristalli a forma tonda, ma dalla misura leggermente più, ma dalla misura più piccola, e anche questi hanno l'effetto cristallo, quindi sono leggermente trasparenti. Poi questi gialli e questi blu sono altri cristalli a forma tonda, però dal colore pieno, mentre
Questi tre cristalli che rimangono sono anche questi cristalli tondi, però dall'effetto cristallo, appunto, leggermente trasparenti. Io continuo a chiamarli cristalli, però in realtà dovrei chiamarli diamanti, perché questi sono kit a pittura diamante. Quindi scusatemi se per tutto il video ho sbagliato a chiamarli così. Quindi anche questo kit mi sembra molto molto particolare, molto interessante, e anche di questo non vedo l'ora di vedere l'effetto finale. Ovviamente vedrete nei prossimi video l'effetto finale, quindi il risultato finale dei vari kit, così riuscite poi ad avere bene l'idea e la differenza tra un kit e l'altro. Magari alla fine potremo anche fare un confronto tra i vari kit, ed ognuno di questi kit poi andrò ad utilizzarli per realizzare dei progetti DIY, quindi non li utilizzerò come quadro. Li utilizzerò in un modo alternativo che spero vi piacciono. E niente, ultima cosa che volevo dirvi riguardo al negozio, oltre a ricordarvi che tutti i link sono giù nell'info box, questo negozio ha tantissime tipologie di kit, non solo quelle a pittura diamante, ma anche punto croce, ricamo, pittura a numeri, che sarebbe semplicemente il dipingere un quadro con gli acrilici, ma in modo guidato. Quindi ci sono tantissimi kit e tantissimi modi per passare il tempo in modo creativo. Io ve lo consiglio moltissimo per diverse ragioni. Il primo, appunto, che è molto molto fornito di tantissimi kit, e oltre ai kit per realizzare quadri, ha anche alcuni kit proprio per realizzare piccoli progettini fai da te, come per esempio borsette, portachiavi, portafogli, piccole agende, tanti kit, insomma, molto molto interessanti che io vi consiglio di andare a curiosare, perché meritano veramente. I prezzi inoltre sono davvero davvero molto molto economici, ve lo assicuro. È uno dei negozi di questa tipologia qui con i prezzi più economici che ho trovato, quindi secondo me ne vale davvero davvero la pena. E ultima cosa, ho avuto la possibilità di parlare con una ragazza, appunto, che gestisce questo negozio, ed è una tra le persone più gentili, educate e disponibili con cui io ho avuto a che fare negli ultimi anni, quindi anche per la sua gentilezza merita davvero. Non è così semplice o così facile trovare delle persone così disponibili, credetemi. Quindi sì, penso che anche questo sia davvero un punto a suo favore. E niente, smetto di parlare, altrimenti questo video diventa lunghissimo. Io vi aspetto nei prossimi video in cui andremo a realizzare altri progetti fai da te. E niente, con questo è tutto. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati e condividete il video con chi vi pare. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video.